A proposito di progetti di comunità, questo in effetti è proprio un progetto che raccoglie anzi tante comunità e di cui abbiamo già parlato in più di un'occasione, ma ci fa davvero piacere tornare a parlare del progetto APE Summer Tour che è ufficialmente iniziato. E noi diamo il saluto a Daniele Parizzi, Miriam Bellore e Sante Cristofaro che sono in collegamento con noi dalla Sicilia, se non sbaglio, giusto ragazzi? Sì, esatto. Ciao. Allora è partito l'APE Summer Tour, siete ad Adelphia in questo momento, ieri eravate in viaggio, avete raccolto tutti i partecipanti, quanti siete, cosa avete fatto ieri, cosa farete i prossimi giorni? Lascio a voi la parola. Allora, siamo 18 partecipanti accompagnati da 4 accompagnatori, 2 accompagnatori e 2 accompagnatrici e ci siamo sì ritrovati ieri, non so se voi volete già condividere qualcosa di come è andato in questi primi giorni, comunque abbiamo cominciato a conoscerci perché tanti ovviamente non si conoscevano venendo certo. dall'Italia, abbiamo anche cominciato a condividere la parola del Signore, ad avere dei momenti di preghiera insieme. Non so se volete condividere tipo qualcosa Miriam e Sante, da dove arrivate voi? Di quali comunità siete parte? Io sono Miriam e vengo dalla comunità di Torre Pellice, quindi proprio nel centro delle Valli Valdese. Ok. Io sono Sante della comunità di Rapolla e Venosa in Basilicata. Quindi già abbiamo l'esempio di due comunità, esatto. Lontanissime una dall'altra. E poi ci sono altri ragazzi e ragazze che come voi provengono da altre comunità. Sì, c'è veramente una rappresentanza un po' di tutta Italia perché abbiamo appunto dalla Basilicata a Roma, a Firenze, a Genova, le Valli Valdesi, Milano, il Veneto, Trieste. Insomma, c'è veramente una rappresentanza di comunità molto diverse, comunità che magari a titolo diverso partecipano anche al progetto Essere Chiesa Insieme. Certo. Insomma, c'è veramente una rappresentanza significativa. Parliamo di giovani dai 16 ai 23 circa anni. Insomma, è un bel gruppo che, insomma, fa anche, mi viene da dire, ben sperare per il futuro delle nostre chiese. Assolutamente, Daniele, questo sì, e dopodiché, insomma, godetevi questa esperienza. Senza caricarvi adesso già di responsabilità future, però godetevi davvero il piacere di stare insieme, il piacere anche di scoprire delle realtà che probabilmente molti e molte non hanno mai visto, non hanno mai avuto occasione di visitare, di conoscere. Quali sono un po' i piani di queste prime giornate? Oggi, domani, dopodomani, cosa farete? Poi ci sentiremo ancora di tanto in tanto, però ecco, magari già dateci qualche indicazione di cosa farete in questi giorni. Allora, in questi primi giorni siamo in Sicilia e quindi cercheremo un po' di capire come la storia di questo territorio si è incrociata con la storia delle nostre chiese. Domani incontreremo il pastore Bruno Gabrielli che ci parlerà di quella che è stato il progetto della Comune di Catania, di quella che è la storia di questo posto, cioè che cosa ha portato alla nascita di Adelphia e in generale di come la storia dei giovani protestanti di qualche decennio fa si è incrociata con le grandi lotte per il disarmo e per la pace in terra siciliana. Poi andremo a Scicli, che anche è una città con una certa storia in cui la comunità locale ha avuto modo di scopriremo avere anche delle esperienze di incontro e di scontro con la mafia locale. Insomma, entreremo a contatto su come le nostre comunità non sono comunità così inastratte, fuori dal tempo, ma hanno veramente vissuto nella storia degli ultimi 50 anni a stretto contatto con quello che è stata anche la storia della nostra Repubblica e di questo territorio. Certo, sono comunità che hanno vissuto anche dei cambiamenti importanti e che sovente si sono impegnate, sono state in prima linea proprio nel cercare di contrastare determinati fenomeni o comunque di portare avanti ecco, dei valori in cui credevano e che le rappresentavano. Miriam e Sante, che cosa vi aspettate da questi 10 giorni di viaggio? Avete qualche
qualche idea, vi siete fatti qualche idea rispetto appunto a cosa potrete imparare in questi giorni di convivenza? Beh, voglio essere sincero, questa qui è un'occasione che non potevamo lasciarci sfuggire, sia parlo anche un po' a nome di tutti i compagni che non sono presenti, perché c'è un rafforzamento identitario che è molto importante, ma che riguarda anche le singole personalità, come si diceva poc'anzi, ambienti molto diversi tra loro che hanno occasione di radunarsi sotto uno stesso tetto. Questo è un concetto molto importante che non ritroviamo sempre proprio in vista anche delle difficoltà che ognuno può incontrare nel corso della sua vita. D'altra parte, un rafforzamento identitario comunitario che è altrettanto importante, che ci ricorda un po' le sfide a cui le nostre chiese sono chiamate e a cui non possiamo certamente venire meno. E questo è un po' il monito e il tema, in un certo senso, del tour. Siamo un po' come api pronte a rendere più rigoglioso il mondo attraverso la nostra opera. Giusto questa mattina abbiamo fatto un'attività condividendo le nostre aspettative, paure, suggerimenti per il gruppo e per questo tour. Io trovo che sia molto bello poter condividere le nostre opinioni, idee con gli altri e vedere anche le cose da un punto di vista diverso. Da solo noi due vediamo la Chiesa in un modo diverso per situazioni geografiche diverse e vissuti differenti, quindi scoprire nuove situazioni che non abbiamo mai visto, tipo io non ero mai stata ad Adelphia come a Scicli, quindi secondo me è molto interessante scoprire quello che la Chiesa ha fatto in questi luoghi e anche vedere come viene affrontata una parte di persone magari distanti da noi, con un vissuto diverso. E certo. Che si affacciano sulla Chiesa in una maniera diversa dalla nostra. Certo, sarà un arricchimento pazzesco questa esperienza, davvero. Quindi, insomma, noi vi auguriamo di poter proseguire, ci daremo appuntamento nei prossimi giorni, magari si alterneranno, ecco, altre voci del gruppo. E, che dire, buon inizio di questo Ape Summer Tour e poi vi aspettiamo a Torre Pellice magari con una rimpatriata, ecco, in occasione del sinodo. Sarebbe bello poter poi riprendere alcuni punti che avrete toccato durante questo viaggio. Ciao Daniele, ciao Miriam, ciao Sante, salutate tutti gli altri, buona permanenza ad Adelphia e buona continuazione del vostro Ape Summer Tour. Ciao ciao, a presto, ciao.